E finalmente è arrivato il video che stavate tutti aspettando. Se beh, tutti, adesso sono un po' esagerando. Diciamo, in realtà non penso che lo stavate aspettando in tanti, però so che alcuni di voi lo aspettavano, soprattutto perché il mese scorso ero riuscito a fare la recensione sul Dune di quest'anno, e so che alcuni, diciamo, per fare un paragone tra le due cose, volevano anche una recensione dell'altro Dune, quello di... Se... Scusate, mi stavo impappinando, dicevo... So che alcuni di voi appunto stavano aspettando anche la recensione del Dune di David Lynch, quello dell'84, insomma. E finalmente eccoci qua. Finalmente è che ci ho messo più tempo di quanto avessi previsto, perché... Cioè, no, in realtà volevo parlarne già il giorno dopo averlo rivisto. Cioè, solo per una questione di correttezza. Solo che tra Halloween e quindi i tre film horror che ho recensito, poi anche il fatto che sono capitati altri film interessanti da recensire, e so contare che in realtà anche oggi, in effetti, volevo rimandarla di nuovo perché... L'altro giorno mi è capitato di riguardare un film che non vedevo da 18 anni per motivi personali, che comunque vi spiegherò nel momento in cui recensirò il suddetto film. Però comunque mi sono detto, cacchio, facciamo la trasgressione così ci togliamo il pensiero. E quindi eccolo qua, anche se sono sicuro che sarà probabilmente una recensione certamente molto molto breve, anche perché a quanto ho tanti altri film in cui magari c'erano più difetti o magari c'erano difetti un po' particolari da descrivere. In questo penso che il difetto di cui io voglio parlarvi, il motivo per cui penso che stroncherò questo film, o meglio, gli darò un voto non troppo positivo, non ci vorrà molto a spiegarvelo, quindi non so se sarà una recensione lunga o breve, questo penso lo vedremo solo facendo questo video, cioè, insomma, solo quando il video sarà finito, insomma. E quindi, ciao a tutti ragazzi, io sono Cristian Antellini e nuovamente benvenuto nel mio canale, I Giovani da Gufino Rosso. Quest'oggi faremo una recensione di Dune, film del 1984, diretto da David Lynch e con protagonista Kyle MacLachlan, credo sia anche così, nonché tratto dall'omonimo romanzo di Frank Herbert. Ah, a proposito, scusate, piccola parentesi, scusate se anche oggi è un po' buio, che come forse avete intuito, anche perché magari succede la stessa cosa anche da voi, sta piovendo, quindi non c'è molta luce oggi. Comunque, tornando a noi, vabbè, farò una recensione di questo film, ma prima di cominciare una cosa importantissima. Qualora non aveste visto il film, non guardate da questo punto. Se invece l'avete visto, mettetevi comodi e buon divertimento. Innanzitutto, partiamo con la trama. Dunque, la storia di Dune, beh, più o meno diciamo la conoscete anche perché ho fatto la recensione della versione di Villeneuve il mese scorso. Però, vabbè, riassumendola in due parole, di nuovo. In pratica, è la storia di Paul Atreides, questo giovane figlio del duca Leto Atreides, che vive in questo universo futuristico, ambientato negli anni 2191, se non ricordo male. Quando la sua famiglia, composta da lui, suo padre Leto e la madre Lady Jessica, si trasferiscono sul pianeta Dune, che è popolato dai Fremen, un popolo del deserto. Questo perché, cioè, questo perché, vuol dire, il pianeta comunque è molto importante per la legge dell'universo e per tutte le sue, diciamo, tutte le fazioni pratiche e tutto il resto, perché su questo pianeta esiste la spezia, una particolare sostanza che permette, diciamo, lo spostamento tra i vari pianeti dell'universo. Insomma, diciamo che è una parte fondamentale del commercio dell'universo. E gli Atreides vengono scelti per governare questo pianeta, ma in realtà è una trappola, perché in realtà sono gli Harkonnen, gli ex possessori del pianeta, che tenderanno una trappola alla famiglia Atreides, di cui per sopravvivere solo il giovane Paul, che si farà in quattro per vendicare la famiglia perduta. Bene, passata a parte la trama, va dello strappo, in mia opinione. Innanzitutto devo confessarvi che l'ho riguardato appunto questo mese, ma erano passati parecchi anni da quando non l'avevo visto. Sì, perché parlando molto sinceramente, l'ho visto per la prima volta nel 2016. Perché me l'aveva consigliato un mio amico che adora questo film, non ha letto il libro. A proposito, un altro dettaglio importante che prima di continuare devo dirvi: non ci saranno ovviamente collegamenti con il libro, assolutamente no. Così come ho fatto una recensione dell'altro senza allusione al libro, così sarà anche per questa versione. Chiusa parentesi. Tornando a noi, dicevo, ho visto il film per la prima volta nel 2016, ma mi è piaciuto così poco che non l'ho più rivisto. E siccome ovviamente voi avete chiesto questa recensione e io stesso in effetti stavo pensando di farla, l'ho riguardato, anche perché nel bene o nel male, prescindendo da un film che mi sto impapinando di nuovo, scusate, a prescindere dal fatto che un film mi piaccia o meno, lo riguardo sempre una seconda volta. Tranne appunto quella volta che ho visto La tomba della luce, che l'ho recensito subito, perché quel film mi aveva proprio... diciamo che mi aveva spezzato il cuore, quindi ho preferito non ritentare una seconda volta. E parlando molto francamente, è perfino peggio di come lo ricordavo. Perché parlando molto francamente, avevo un ricordo vago del film, ma pensavo che, siccome avevo anche poi rivisto, magari nel corso degli anni, alcune clip su YouTube e Facebook, che magari non è anche un film così cos'ha, diciamo, magari era un bel film godibile di quella. Invece, cioè no, è un film godibile, ammetto, però
Come posso spiegarvela in maniera semplice ed esplicita? Questo film ha una sceneggiatura scadente. Sì, lo so che con quello che ho appena detto mi trucciderete, mi ripetete commenti di insulti, di qua di là. Però guardami in faccia la realtà. Cioè, guardami in faccia la realtà. Andiamo ad analizzarla, la storia di questo film. Allora, io penso che il vero problema di questo film non sia tanto la trama in sé, che in realtà la trama è anche sensata, cioè sensata, buonanotte, volevo dire interessante, scusate. La trama in realtà è anche interessante, la storia di questi personaggi che si trasferiscono su questo pianeta, c'è questa lotta di potere, di quella. La storia in sé è interessante davvero, non sto scherzando, solo che, come posso dire, è narrata male. E guarda, non sto parlando di David Lynch, per carità, no, assolutamente. Cioè, parlando molto sinceramente, De Vinci non è tra i miei registi preferiti, però è innegabile che abbia un suo stile che tra l'altro ho sempre trovato molto affascinante. Sì, ammetto di non averlo proprio esplorato appieno, perché comunque di David Lynch ho visto solo Dune, Velluto Blu e Mulholland Drive. Scusate, magari la pronuncia è sbagliata, però vabbè. Che comunque, non so se lo sapete, ma quest'ultimo è un capolavoro assoluto, se non l'avete visto ve lo straconsiglio. Tornando a noi, dicevo. Io penso che David Lynch sia un signor regista e anche in questo film lo ha dimostrato, riuscendo a mostrare uno stile registico affascinante e complesso che ha permesso al film di essere godibile effettivamente, guardabilissimo tra l'altro anche perché il film è del 84 ma è invecchiato benissimo, cioè ha i suoi 37 anni ma non si sentono tantissimo, sembra al massimo un film dei primi del 2000 o vabbè di quell'epoca lì diciamo, non sembra un film degli anni 80 visto quanto è fatto bene a livello estetico, anche considerando comunque i costumi, poi gli effetti speciali che sono invecchiati benissimo, la fotografia, insomma. A livello estetico, il film è fatto veramente, veramente benissimo. Quindi su quello, no, non è colpa di Lynch assolutamente. È che proprio la storia è strutturata male. Nel senso che abbiamo la prima ora e mezza, letteralmente, prima ora e mezza, che è di una lentezza inaudita. Cioè, ci sono alcuni momenti in cui magari, non so, va un po' più veloce di quella, ma la narrazione è molto molto lenta e anche per motivi molto stupidi. Dico, almeno parlasse di cose profonde o articolate, magari prendendosi il giusto tempo per descriverle, ma no, no, non è questo. Ci sono anche un paio di dialoghi, tipo quello tra, si chiama, il Duke Harkonnen e i suoi sottoposti, che in realtà è anche una scena abbastanza interessante. Anche se devo dire che il Duke Harkonnen mi ha sempre fatto vomitare perché è truccato malissimo e sembra. È veramente inguardabile. Che schifo. Però vabbè, diciamo, in parte capisco, perché comunque è un personaggio che deve trasudare disgusto, quindi diciamo che ci può stare, anche se è veramente orrendo. Comunque, dicevo, il dialogo in sé è anche fatto bene, ma anche i dialoghi del resto del film sono anche interessanti. Solo che è proprio la narrazione che non funziona, perché il film scorre di una lentezza, almeno la prima ora e mezza del film, scorre lentissima, ma poi l'ora rimanente. Cioè, l'ora rimanente che sto diciamo gli ultimi 40 minuti, perché il film dura 2 ore e un quarto, se non ricordo male, 2 ore e 15, vabbè, diciamo per arrotondare 2 ore e un quarto, ecco. Gli ultimi 40 minuti sono veloci come un fucile. Cioè, sono sparati come un fucile, volevo dire, sparati come un fucile. Cioè, con eventi concatenati che. Cioè, non capisci che sta succedendo. Cioè, sono talmente messi così, alla cacchio di cane, scusate il linguaggio, che non si capisce neanche che cosa sta succedendo. Cioè. Cosa stiamo guardando noi? Che succede? Questa cosa che è successa, perché è successa? Perché sta succedendo quest'altra cosa qui? Perché c'è quest'altra cosa ancora? Cioè, capite? Cioè, è quello il problema. La prima ora è. Come, per dire le parole semplici, il film scorre con un ritmo disordinato che dà al film una sensazione stessa di disordinato, il che è un gran peccato, perché in realtà era anche una storia abbastanza interessante. Fosse stata strutturata meglio, sarebbe venuto fuori un film stupendo. Per non parlare del fatto che un altro grandissimo problema del film sono i personaggi, che sono fatti malissimo. Guarda, a livello di interpretazione, io penso che in generale c'è andata anche bene, perché, vabbè, togliendo il Duke Harkonnen, che è un personaggio di merda ed è interpretato di merda, scusate il linguaggio, però gli altri, tra Paul, che devo dire, non è fatto malaccio, dai. Cioè, Kyle McCallan, devo dirlo, non è tra i miei attori preferiti, però si è visto un certo impegno da parte sua nel dare un po' di se stesso al personaggio. Quindi diciamo che il personaggio di Paul, tutto sommato, è fatto anche bene. Sì, in alcuni momenti, ammetto, sembra un po' uno zombie messo in piedi, però almeno diciamo che è un personaggio tutto sommato per il quale comunque diciamo, si prova un po' di empatia, soprattutto nella parte finale del film. Diciamo che ci sta, ecco. Per padre della reverenda madre Bene Gesserit, diretta da Siam Phillips, attrice che tra l'altro non ho mai visto nient'altra roba, ma devo dire che la sua interpretazione in questo film mi è piaciuta tantissimo, davvero. È riuscita a trasmettere un senso di
come posso dire, di eleganza e venerazione, oltre a terrore, che sinceramente ho trovato azzeccatissima per il personaggio. Per parlare dell'attrice che interpreta Lady Jessica, che se non ricordo male è Francesca qualcosa, non mi ricordo il cognome, bravissima anche lei. Però, per quanto in generale, come dicevo, abbiamo delle buone interpretazioni, personaggi, a parte Paul, o sono fatti male, o comunque sono usati peggio. In particolare i personaggi femminili. Guarda, come dicevo, salvo la veneranda madre, perché lei è fatta bene, è interpretata bene, ed è usata anche abbastanza bene, dai, ci siamo, con lei ci siamo, dai. Però, gli altri, io... Madonna, ma che orrore. Cioè, no, Paul, ovviamente, lui, il protagonista, quindi lui, ok, lo salviamo, salviamo anche lui. Ma la di Jessica? Cioè, alla fine Jessica che cosa fa? Cioè, Jessica non fa una mazza, non fa nulla. Cioè, sì, dovrebbe rappresentare un collegamento tra Paul e le Bene Gesserit, però è un collegamento abbastanza misero, che non ha neanche una troppo grande influenza con il resto degli eventi. Per non parlare poi di Chani. Cioè, Chani alla fine, a che cosa è servita Chani? Ma sul serio, davvero, io ve lo sto chiedendo. Magari voi l'avete visto il film più volte, quindi magari ci avete capito qualcosa. Io, sinceramente, lo reputo un personaggio inutile nel film. Cioè, ricordo che all'inizio del film c'erano tutte queste varie momenti in cui Paul la sogna, fa delle visioni su di lei, che sembrano presagire che lei avrà un qualche importanza, ma alla fine lei, cosa fa? Non fa nulla. Non fa nulla. Cioè, appena Paul la incontra, bam, diventano compagni. Boom, così. Cioè, se, come se lei si fosse svegliata una mattina e avesse detto: "Oh, com'è bello, Paul, voglio diventare sua moglie!" Cioè, ma ce ne rendiamo conto. Cioè, a parte il fatto che ha interpretato la Sho Young, attrice che, ok, non è tra le mie preferite, però comunque ha dimostrato di avere un certo talento, anche perché comunque l'avevamo già vista in Blade Runner di Ridley Scott, altro grandissimo capolavoro che se non avete visto vi straconsiglio, che se non ricordo male è su Netflix in questo periodo. Vabbè, scusate la parentesi. Ma in questo film lei non fa una mazza, cioè fa solo questa breve apparizione, poi appare un paio di altre scene dopo, e poi niente, nient'altro, fine. E la principessa Irulan? Oh mio Dio, guardate, la Irulan, guarda, la salvo dall'inizio, perché parlando molto sinceramente, la scena introduttiva, con lei che ci viene mostrata proprio così, in primo piano, mentre in sottofondo si sente la musica, con lei che poi inizia a raccontare gli eventi, diciamo, dando un preannuncio di quello che capiterà, diciamo, nel suo sfondo la scena dello spazio che ci viene mostrata in maniera un po' velocizzata, se non ricordo male, non ricordo la scena proprio al 100%, ma penso sia fatta così. Guardate, quella scena è uno spettacolo, veramente uno spettacolo per gli occhi, a mio parere, è la scena migliore del film, cioè, proprio è stupenda. Sia per il fatto che sono riusciti a dare un senso, non so se ve lo ricordate, ma se non ricordo male, lei non viene vista proprio direttamente, è trasparente, quindi è come se fosse quasi uno spirito, un fantasma. Insomma, dà un senso di. Diciamo che dà un punto di partenza al film, veramente geniale, perché fa capire tramite il suo discorso, tramite il modo in cui lei stessa lo sta dicendo, che comunque avverrà qualcosa di grosso, qualcosa di potente, di importante. Quindi, come se desse un punto di partenza alla storia, che tra l'altro ho trovato veramente affascinante, appunto. Ma per il resto no, non fa nulla. Sai, io sinceramente parlando pensavo che magari sarebbe spuntata dopo un po' e magari sarebbe diventata la protagonista femminile della storia. E invece niente. Cioè, fa poi una seconda rapida apparizione poco dopo, quando viene presentata insieme all'imperatore Padishah, altro personaggio inutilissimo. Che, no, non è interpretato Myron, come si chiama? Quello lì è l'altro personaggio, però vabbè. Poi, vabbè. Mi sto perdendo, scusate, ho perso il filo. La principessa Irulan, dicevo. Sì, fa questa seconda apparizione, dicevo, subito dopo con suo padre, la parte della Gilda, che tra l'altro è una scena anche abbastanza bella, devo dire, a livello visivo è fatta benissimo. Un po' inquietante magari il personaggio della Gilda, però vabbè, è comunque un'ottima scena. Ma a parte quella scena lì, la principessa Irulan non fa una mazza. Riappare poi alla fine del film, senza dir nulla. Cioè, sta lì proprio sullo sfondo a guardare. Ci rendiamo conto? Per non parlare poi di Duncan Idaho, che appare solo in due scene, tanto entrambe superflue, o il capo dei Fremen, di cui scusate ma non ricordo il nome, Stilgar se non ricordo male, Stilgar, che credo che il nome sia Stilgar. Sì, quello che nella versione del 2021 è interpretata da Javier Bardem, attore grandissimo che tra l'altro mi piace tantissimo, se non sapete chi è vi consiglio di guardare la sua filmografia perché è un attore fantastico. Comunque dicevo, Stilgar anche lui, personaggio che in questo film ma fa una bella apparizione, ma proprio così per fare. Per non parlare di quell'altro tipo, scusate, il dottor Yue, credo si chiami, che anche qui non fa nulla. Insomma, tantissimi personaggi, ma che non hanno neanche trovato un minimo di spazio per svilupparsi adeguatamente. Per non parlare di Aaliyah, la seconda figlia di Jessica. Cioè, lei alla fine che cosa fa?
Cioè, nei film ci viene fatto capire che ha dei poteri particolari, che sa fare delle cose straordinarie per motivi che non ci vengono spiegati. Grazie, a proposito, grazie. Ce la fate vedere, neanche sapete che cacchio farci. Ma poi alla fine cosa fa? Cioè, a parte far da messaggero a Paul, non fa una mazza. Vabbè, sì, uccide il duca Harkonnen, però. Cioè, non è che è tutta sta gran cosa. Considerando la scena in cui succede, poteva anche pensarci Paul direttamente. Gli bastava saltargli addosso una sgozzata fine. Quindi, alla fine, il fatto che lo uccida non è che serva a granché. Guardate, molto franca. Per non parlare di Fade Rauta, credo sia così, magari, non so, riquatemelo voi. Comunque, altro personaggio sprecatissimo. Perché, alla fine, anche lui non è che fa molto. Ammetto che è salvato nel finale, perché la scena in cui combatte contro Paul, devo dirlo, è veramente bella. Tra la coreografia del combattimento, che è veramente eseguita benissimo dai due attori, e le continue cambi di inquadrature, che sinceramente è geniale, dà un senso di frenesia che ho trovato azzeccatissimo per la scena stessa. Poi anche il montaggio in sé nella scena, che è veramente ottimo. Diciamo che è una scena veramente bella, una scena veramente ben fatta, davvero. Però, per quanto diciamo che renda il personaggio, diciamo, utile proprio all'ultimo secondo, per il resto il personaggio non fa nulla, sta lì sullo sfondo a non fare una mazza. Cioè, almeno avesse fatto un qualcosa, avesse partecipato un po' agli eventi più importanti. No, appare solo alla fine per combattere contro Paul, viene poi ucciso da lui e basta. Cioè, altro caso di personaggio sprecato, perché alla fine è quello il problema di tutto il film. Tante cose sprecate, tante cose che proprio vanno a non fare nulla. Tra personaggi sprecatissimi, una storia che scorre malissimo. Insomma, io penso sinceramente, ragazzi, che se non era per l'ottima regia di Lynch, il montaggio eccellente, gli effetti speciali pazzeschi e il reparto costumi che è spettacolare, questo film sarebbe stato un totale schifo. Perché la sceneggiatura, cioè, è interessante, ma gestita malissimo. E i personaggi sono in generale ben interpretati, ma usati di peggio. Cioè, io veramente non ho parole. Guardate, se non era per il fatto che l'hai invecchiato bene, io sinceramente neanche penso che avrei continuato a riguardarlo. Sinceramente, non penso che l'avrei rivisto. Però, vabbè. L'ho rivisto e vabbè, non penso di aver altro aggiungere a proposito, sto andando la mia votazione finale. In un voto da 1 a 10 gli do un convintissimo 5,2. Pensate ci fosse altro da aggiungere? Che te che avete un voto troppo basso o troppo alto? Pensate che questo film sia un capolavoro, che io sia un coglione perché non lo penso? Fatemi sapere nei commenti. Bene, però c'è tutto, spero che la recensione vi sia piaciuta. E ci vediamo la settimana prossima per la prossima recensione. Arrivederci e buona giornata.